Ok, siamo in diretta, ragazzuoli. Dovremmo essere in diretta. Adesso vediamo, faccio un check. Un controllo veloce veloce. Qua intanto Safari si bug. Grazie. E sono già in live loro, attenzione. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti. Ok, ci mettiamo questo inglese. Ci siamo, sta per iniziare l'evento. Ragazzi, faccio un attimo una storia su Instagram, veloce, veloce. Ok, spero che stia andando tutto bene alla live comunque, spero tanto di sì. Ragazzi, ragazze, siamo ora in diretta su Twitch, link in bio per assistere allo showcase di PS5. Vi aspetto, non mancate. Sono già in live, ragazzi. Vai, carichissimo, carichissimo, carichissimo. Ok. Se qualcuno ha scritto, non ho ancora la chat davanti, ragazzi. Scusatemi. Intanto do il benvenuto comunque a tutti. Grazie, Instagram, che mette le storie. Bene. Allora. Ole, eccoci qua. Ok. Ragazzi, mancano 5 minuti e inizia la conferenza. Mancano 5 minuti e inizia la conferenza. Sono in hype. Sono completamente in hype, io ve lo dico. E nada, vediamo se riusciamo un attimo a fare una luce un po' più omogenea. No, era meglio prima. Ok. Ragazzi, arriverà la webcam nuova Full HD Power Super con il faretto. Arriverà. Per adesso dobbiamo sorbirci la lampada che mi fa luce da questa parte, non in modo omogeneo, però vabbè. Stay tuned, puoi contarci Sony, puoi contarci. Sono già qua, guarda, sono già qua che ti aspetto. Tanto vediamo se è in HD tutto a posto, 720, no, mettiamo in 1080, ovviamente. Ovviamente mettiamo in 1080. Sono in hype, ragazzi. Non so voi, ma io sono in hype. Non so in quanti guarderanno questa live, ragazzi, perché so che c'è scuola. Quindi, vabbè, però, raga, è da fare. È da fare, non potevo non farla. Tanto, spero vi piaccia il login. Il login PlayStation che si illumina sotto la chat. Con quale beat me lo stai dicendo, Sony? Con quale beat? Raga, 3 minuti. 3 minuti. 2 minuti adesso. Anche se probabilmente non inizierà proprio alle. Cioè, alle 10 spaccate. Ok, appena c'è qualcuno in chat, chiedo una conferma audio sul volume. Magari si sente troppo la musica della streaming. Dai Sony, dai Sony, dai Sony.
Tiraci fuori sta PS5 finalmente. Cioè, nel senso, facci vedere qualcosa di più. E soprattutto il prezzo. Quello è quello che ci interessa. Che caldo, ragazzi. Che caldo che fa. Ho il ventilatore puntato, raga, ma nonostante quello, fa un caldo asfissiante. Ok, faccio una prova a scrivere sulla chat, vedendo se, cioè, vedo se funziona. Tanto do il benvenuto a tutti coloro che si stanno connettendo. Vediamo se pubblico questo commentino. Ok. Perché siccome nella live con Brian mi si era buggata la chat, no, infatti adesso funziona, vabbè. Forse avevano troppe cose aperte tra videochiamata, Twitch, OBS, cose. Si è impallato tutto quella volta scorsa. Infatti, perché non me l'aveva mai fatto. Bene. Che ansia sta musica! Ciao Jerry, benvenuto, bentornato. Ragazzi, speriamo che fanno vedere qualcosa di nuovo su sta PS5. Stay tuned, ma che ore sono? Sono le 22, Sony. Sono le 10 adesso. Quindi io. Te muovi o te muovi? Sono curioso. Tanto non so quanto duri la conferenza, anche perché ragazzi io vi ricordo che domani mattina alle 5 di mattina io parto, vado per il matrimonio di mio cugino in Sicilia, quindi sarò 4 giorni. Infatti ragazzi vi ricordo che per 4 giorni, appunto 4-5 giorni non avrete live perché sono via. Però seguitemi su Instagram per ulteriori aggiornamenti su quello che faccio giù, eccetera. Sicuramente ne trovo qualcosa. Ho già finito l'acqua. Vabbè. Ciao Angie! Benvenuta, bentornata. Oh, forse inizia, iniziamo. Sei venuta giusto in tempo, Angie. Eccoci. Questi sono tutti i giochi che hanno presentato, Ratchet & Clank e gli altri. Wow. Demon Souls, che mi interessa molto. Questo anche, quel gioco lì anche, ragazzi. Adesso non mi ricordo Little Big Planet, mamma mia. Non mi ricordo che cavolo di gioco sia quel. Come si chiami? Spider-Man. Amore mio, non vedo l'ora. Mamma mia, Miles, quanto cattivo! Eccola, PS5. PlayStation 5. Sgancia il prezzo, Sony, dai. Mancano 2 mesi al lancio della console. Ok, on PC. Sul PC, perché su PC? Strana sta roba, ok. Wow. 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 You all know the target. Shiva's dominant. And only the dominant. How do we even know the girl will be among? Our kind do not In Europa la vogliono far uscire un po' dopo? What? Davvero? Ovviamente i soliti sfigati siamo noi. Square Enix. Ma è Final Fantasy, raga. No, aspetta! Allora, io Final Fantasy VII non l'ho mai giocato, l'ho giocato recentemente e mi è piaciuto un botto. Potrebbe essere il continuo? Di Final Fantasy VII Remake? Eh sì, mi sa di sì, raga. Oh, c'è una bomba! Fermi! Ciao, bella, bentornato. Benvenuto e bentornato. Non lo so però. Ma è quello di Harry Potter, quello palesemente. Fiero becco.
No, non è Final Fantasy VII. Che what the fuck di gioco è, raga? Cioè, mi ricorda molto Final Fantasy, però... Mi ricorda tantissimo Final Fantasy. Potrebbe essere il nuovo Final Fantasy? Stavo facendo dei fail pazzeschi, raga, ma non ne ho idea. Sembra interessante, però. No, è Final Fantasy, si sente la... Wow. Bello, molto gore. Adesso esce Final Fantasy 16. Ragazzi, sembra Final Fantasy. Anche se graficamente, devo dire la verità, il remake del 7 mi sembra un po' più... The Legacy of the Crystals. What the fuck, guys? È Ifrit, infatti! Angie, è lui! È Final Fantasy, però non è il continuo del 7. Almeno non... No, cioè, non c'è Cloud, quindi no. È vero, Angie, c'hai ragione, carissima. È vero, è Ifrit, non ci ho pensato. È vero. Vabbò, è Final Fantasy. Dai, esce il titolo. C'avevo ragione! C'avevo ragione, è lui! C'avevo ragione! Esclusiva PlayStation! C'avevo ragione... Minchia, che bomba! Avevo ragione! Sony, il prezzo. Sony, esci il prezzo. E fammi vedere soprattutto qualcosa di PS5, non di giochi. Ok. Vabbè. Sono stati catturati tutti su PlayStation 5, come è giusto che sia. È Spider-Man. Lo sapevo. Oddio, il gameplay di Ragazzi, io questo lo aspetto un botto. Io questo lo aspetto un casino. Fermi tutti al gameplay di Spider-Man. Ciao Miles, quanto sei bello. Sei bellissimo. Ragazzi, la grafica. Sto sbavando. Wow. Anche se dovesse costare 100 euro. No, non arriviamo ai giochi a 100 euro, vi prego. Guarda che hanno fatto il murales di Peter Parker. Ma Peter c'è, per favore. Non ditemi che è morto Peter, vi prego, come nel cartone. Devo capire se questo è un continuo del... Cioè, se è ambientato nello stesso... arco temporale di Marvel Spider-Man? Questa è proprio un'altra cosa. Devo capire quello. Spero sia il continuo. Cioè, cosa succede a Miles all'inizio proprio dei suoi poteri? Ciao, Insomniac Games. Maledetti.
c'è già l'hype al 1000. Beh, ci sono i sottotitoli? Probabilmente no, però. Vabbè, ci sono in inglese, ragazzi, meglio di niente. Wow. Vabbè, era già pazzesco nel Marvel Spider-Man normale, chissà qua, ragazzi. Vediamo il combattimento se l'hanno un po' migliorato. Ragazzi, che cazzo di grafica. Questo assomiglia allo zio nel cartone che hanno fatto della Sony. Assomiglia alla maschera che lui c'aveva lo zio. Vagamente l'armatura sembra quella. What? Miss Octopus, sei tu? Cosa sto guardando, ragazzi? Con quale regia? Cioè, ragazzi, adesso voi fate il paragone tra Marvel Avengers, quella merda, e sarò e questo. Vi prego. Ma non c'è minimo paragone, ma proprio sotto il punto di vista grafico, dettagli. Gameplay! Ragazzi, ho i brividi. Porca puttana. I poteri di Miles, diventa invisibile, puoi usare il suo costume come conduttore di elettricità. Vabbè, hanno preso quello di Marvel Spider-Man, ragazzi, l'hanno migliorato all'ennesima potenza, si vede. Si vede, porca... Guarda che spettacolo! No, raga, non ho parole. Bellissimo. E vabbè, guarda che roba. Che scene. Ragazzi, cosa sto guardando, ragazzi? È un film. È un cacchio di film. Adoro. Angie, siamo in due. Siamo in due. Anzi, forse anche in tre con Guglielmo. No way! È un film! È un fottuto film! No, non fare quella cosa che sto pensando. Non fa... Applaudo fino a domani mattina, ragazzi. Applaudo fino a domani mattina. Cioè, io lo voglio domani. Sto già... Io lo voglio domani. Portatemelo, ragazzi, domani. Portatemelo domani. Parole, bellissimo.
Vi dico solo che c'ho qualcosa di duro, non dico cosa. Mi dissocio. Mi dissocio. Mi ha eccitato, ragazzi. Mi dissocio un'altra volta. Non so voi. Guglielmo ride, ma. Tutti che ridono. Ci dissociamo tutti, ma è la verità. Non ho parole. Insonnia, che ti amo. No! Harry Potter! Harry Potter! È il gioco di Harry Potter! No, ragazzi, fermi! Ragazzi, fermi! Ragazzi, qua non mi viene l'eccitazione di più! Ragazzi, fermi, lo aspettavo! Ragazzi, fermi! Sblocco, ragazzi! Ragazzi, sblocco! Non ci credo! Sony, tu sei matta, tu mi fai Yakul. Mi dissocio. Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Mi dissocio, Twitch. Non posso dissociarmi, faccio fatica. Finalmente l'hanno uscito. No, no, ragazzi, mi di. Ciao Mariano, benvenuto. Bentornato. Cosa sto guardando? No way, ragazzi. Ragazzi, piango. Ragazzi, no way. Hashtag no way, raga. Ragazzi, io qua sporco. No, mi dissocio. Hogwarts Legacy. Raga, sto male. 2021. Sto male. Datemi la PlayStation 5, vado a comprarla subito, bastardi, mi avete convinto. Pezzi di merda, mi avete convinto. Prego, i miei soldi, tenete. Così ve li do. Ragazzi. Ragazzi. Angie, in due piangiamo. Ragazzi. E Morx, certo che si compra. Ma di che cazzo stiamo parlando? No, ho bisogno di un po' d'acqua, ragazzi. Non mi aspettavo sti titoloni, non me l'aspettavo sta cosa. Io pensavo facessero vedere qualcosa di PS5 e basta. Ma Angie, vendiamo un polmone tuo, un polmone mio, basta che ce lo danno. Ma chi se ne frega di Call of Duty? Ma vaffanculo, datemi Harry Potter. Adesso. Datemi la PS5 con Harry Potter, la mia vita è finita. La mia vita è finita, regà, la mia vita è finita, non c'è più. È sparita. Quando uscirà quel gioco, io non esco più di casa. No, Mariano, non hai capito un Kaiser, Mariano, tu. Non hai capito un cazzo. Non è la collection di Harry Potter. È un gioco RPG di Harry Potter, ti fai il personaggio, esplori Hogwarts, vai dove cazzo vuoi con i tuoi amici online. No way! Ma chi se ne frega di Cold War? Ma andate a fanculo, ma datemi Harry Potter. Per carità, bello, Black Ops. Bellissimo, il comando, sto vedendo. Wow! No, ragazzi, stasera va a finire male. Stasera va a finire male.
Stasera mi sa che... Ragazzi, ve lo scrivo in chat. Ecco, ve l'ho scritto in chat. Mi dissocio, ma è vero. L'ho scritto in chat, raga. Grazie. Vabbè, Call of Duty, per carità, bello, Black Ops Cold War, bellissimo. Però fatemi vedere zombie, pezzi di merda. Fatemi vedere zombie, maledetti. Non me ne frega niente della campagna, fatemi vedere zombie. Uscite zo se, ragazzi, se escono zombie veramente basta. Chiudo la live, giuro. Ragazzi, se fanno vedere zombie chiudo la live, perché non sono psicologicamente pronto per tutte queste bombe, mi viene un infarto. E domani dovrei andare in Sicilia per il matrimonio di mio cugino. No way. Se a Angie, vabbè, se fanno vedere pure... Ora che mi ci fa pensare Angie può essere. Ragazzi, Angie, giuro, ragazzi, se fanno vedere anche God of War. Tra l'altro io l'ultimo, quello là, il reboot, l'ho giocato, l'ho adorato troppo. Se fanno vedere anche quello, ragazzi, non credo. Ma se lo fanno vedere, se succede, ragazzi, non so se succede, ma se succede, aiuto. Intanto do il benvenuto a tutti i nuovi spettatori. Ora annunciano GTA 6, ma tutto può essere, eh. Ormai non ma. Cioè, guarda, mi aspetto di tutto. Mi aspetto di tutto. Raga, l'RCXD, ma di che cazzo stiamo parlando? Ve lo ricordate su Black Ops 1 l'RCXD? Raga, Call of Duty, a parte gli scherzi, livello grafico è bomba. Pum! Sembra davvero figo, ragazzi, sembra fatto bene. Ma uscitemi zombie. Non c'è un Black Ops senza zombie, ragazzi. Non c'è. Ouch. Sai che quel tizio non è andato tanto bene. È Brad Pitt quello. Black Ops Cold War. Zombie. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. Niente. There are many more twists and turns along the way as you begin to unravel the Siete truth dei and we can't wait for you to maledetti. play it soon. In addition to the story campaign, Cold War features the next generation of multiplayer online combat and an all-new awesome zombies experience. Today, A I have a Mariana, a me mi è special già honor to venuto con announce Harry again Potter my friends at l'infarto, Treyarch tranquillo. that the PlayStation community No. Non ti bloccare, stream. Non ti bloccare. Vabbè, questi sono loro però, non sono io. And for those of you that are watching at home on your PS4, you Alpha can Play pre-look 3 918 920. to see you online Friday and through the weekend. Ok. Enjoy the rest of the show. Madò, regà, regà, aiuto, regà. Oh. God of War, Angie, sta arrivando. Only for you. No, vabbè. Ragazzi, sì. Fatemi dire qualcosa di Resident Evil 8 a sto punto. Ci ho preso? Oddio. Ci ho preso. È Resident Evil 8 veramente. No, raga, oggi io stasera la sotto finisco male, ragazzi, ve lo dico. Mamma Capcom, ovviamente. Ragazzi, qua sotto sta finendo male, ve lo dico. Mi dissocio per qualunque cosa.
Ma finisce male. Sì, ma stai calma. Ok. Sì, raga, comunque penso sia confermato che è in prima persona ormai. Oh mio Dio. È Resident Evil 7 il gameplay, ragazzi, praticamente. Ormai è confermato, al 100%. Oh, bello, però un po' mi dispiace. Perché i remake del 2 e del 3 a livello di gameplay mi hanno convinto davvero un botto. A quanto pare i nuovi capitoli li vogliono fare in stile Resident Evil 7, purtroppo, non... Vabbè. Ma sarà Ethan questo che usiamo un'altra volta? Può essere? Madò, regà! Figa Resident Evil 4 lo stile, però. Sono quelli con le asce, regà. Capcom. Attenta a quella che fai, Capcom, perché se ricadi nella merda... Non ti rialzi più stavolta, eh. Lo stile è molto il 4, ragazzi, eh. Village. Resident Evil. Sì, Angie, la grafica è da... Da quello che ho scritto prima. In chat. Resident Evil 8 ho paura... Sono fiduciosissimo, però ho paura anch'io che... Non lo so, ragazzi. La paura... Perché è una saga a cui ci tengo troppo e... Ho sempre paura. Vabbè, speriamo. Ok, questo è tipo quello stile Bioshock. Adesso non mi ricordo come si chiama sto gioco. Non mi interessa un granché, però... Deathloop. Ok, questi sono gli sviluppatori. È molto in stile Bioshock e Dishonored sto gioco qui. Merda! Sì, vabbè, se c'è quello. Go and low. Merda! Welcome! Noi Akash, stranger! Sì, vabbè, spara tutto, tamarrissimo. Non mi interessa granché sto gioco. Meglio, raga, perché almeno mi riprendo un po' lì sotto, perché davvero sto finendo malissimo io qua sotto, raga. Mi stanno facendo troppo male. Cioè, mi stanno facendo male nel senso di bene. Ma recentemente comunque Sony sta sganciando certe bombette mica male. Il senso di questo gioco è sparare, punto. Vabbè, magari ci avrà anche una bella storia. Finché non esce, ragazzi. Però è proprio il, diciamo il genere non mi fa impazzire. Sembra un miscuglio tra Bioshock, Dishonored e quell'altro, soprattutto adesso mi ricordo il nome. Borderlands, ecco. Cosa sto guardando? Cioè, ragazzi, sono l'unico che a sto gioco non le fa una ceppa di mizzega? Sono l'unico o sono strano io? Mariano, a cagare. Quanto tamarro sto vedendo, ragazzi, è tamarrissimo sto gioco. No, madonna, cioè, sto qua... Cioè, Joe Wink a questo gli fa una pippa.
Power is freedom. Ghostface style. No? Angie, siamo uguali in questo momento, probabilmente. Tipo, cosa sto guardando? Un'ora di trailer per giochi di merda, esatto. Basta! Ho ben capito! Andate avanti! Va bene, no, va bene che mi avete fatto eccitare prima, ma cioè, state esagerando adesso. Mi state facendo l'effetto contrario. Deadloop, bellissimo. Bethesda, tra l'altro. Lo comprerò sicuramente. Esclusiva PlayStation, tra l'altro. Bella esclusiva di me. Cioè, almeno, raga, a me non mi, sto genere qua mi fa cagare proprio alla ciolla. Dai, però, dite qualcosa della console. Qualcosa, non lo so, fatevi vedere i menu, fatevi vedere il prezzo soprattutto. Dai, Sony, fai la brava, eh. Mancano 2 mesi all'uscita della console, porco Diaz. That day, if our positions were switched, would our... È Devil May Cry, ragazzi. No, eh. Ah, ok, sempre il C. Ma vaffanculo, ma pensavo fosse... Ma vai a cagare, pensavo fosse Devil May Cry 6, ragazzi. Ma vaffanculo. Ho già giocato, non mi frega niente. Sì, ok, potrei usare Virgil, eccetera. Però, sti cazzi, voglio dire. Hanno fatto la stessa cosa del 4, hanno fatto la special edition. Dante! Mio fratello, perché mio fratello si chiama Dante. Chiusa parentesi. Oh, da tamarro a tamarrissimo siamo passati. Vabbè, Devil May Cry è sempre stato così. Ultra istinto. Ma mi sembra un po' una roba... tipo arena o sbaglio. Cioè, nel senso... conterrà tipo una roba a ondate... La Madonna! Guarda lì! Quanti? Beh, è giocato... Sì! Vero anche quello. Madonna, il panterino quanto è bello. Vabbè, qua freni, è tutto finire. Tutto andare. Mi è piaciuto un botto a me Devil May Cry 5, ragazzi, eh. Devil May Cry. Devil May Cry. Ah, solo digitale lo fanno, però attenzione. Disponibile subito al lancio. God of War. Ah, Oddworld, vabbè. Ok. Questo è Oddworld, ragazzi. No, ragazzi, sto gioco è pazzo. Sto gioco è uno dei giochi più pazzi che abbiano mai concepito la mente umana, veramente. Io ho giocato la demo, mi ricordo, sul Play 1. Sì, beh, fotte sega un po', ragazzi, questo, sinceramente. Più che altro perché... sapete, dopo Spider-Man, dopo Harry Potter, io volevo vedere più ciccia. Enjoy. Quando dicono enjoy mi fanno veramente... ah. Orgasm style, proprio. More brutal. Boulder. We are not letting that end guy get away from us again.
E la Madonna. Ma Angie, pure io mi ricordo, avevo solo la demo su Play 1, ma l'avevo giocata tipo 70.000 volte. Ragazzi, loro sono gli, diciamo, i minion stile macabro. Sono loro, cioè loro sono quello. Oddworld, mamma mia. Sono contento che torni Oddworld, ragazzi, perché è da tantissimo tempo che manca. Metteranno altre bombe? No, ti prego. No, aspetta. Non voglio illudermi, fermi. No, ok, mi sa che non è quello che penso io. Cosa sto guardando? No! Ma è coso? Five Nights at Freddy's! Ma è Five Nights... No, l'hanno fatto su PS5, ti prego. Sei serio? Hanno fatto Five Nights at Freddy's su PS5? FNAF! Non ci credo. Angie, benvenuta! Angix, intendo. A mo' ti sei persa una roba... Cosa ti sei persa? Cosa ti sei persa? Ti dico solo che all'inizio hanno mostrato il trailer del gioco di Harry Potter che tanto aspettavamo. L'hanno fatto vedere finalmente. 2021. Sono impazzito. Già, sono impazzito totalmente. Demon Soul? Fermi, questo mi interessa anche. Raga, io Demon Soul è l'unico Souls che non ho mai giocato e giocherò il remake sicuro su PS5. Sono troppo curioso. Bro, dico a Morx, speriamo che mettano l'online però. Spero mettano l'online, ragazzi. Secondo te Morx, bro, lo metteranno? PS5 che non è online, ragazzi, mi fa un po' ridere, sinceramente. Eccolo. Con quale cazzo di grafica? Bellissimo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Guarda che roba. No, vabbè, raga. Ma quanto cazzo hai fatto bene? Bro, cosa stiamo... Ma è bellissimo. Guglielmo, nessuno è perfetto, purtroppo. Scherzo. Bestemmina, ramaco antico, però è bello. Mamma, ragazzi, quanto è fatto bene! Il primo Souls Next Gen, raga! Perry! Vabbè, pure Choxlam, vabbè, ragazzi, cosa sto guardando? Raga, che atmosfera! C'ho i brividi! A te, Angie, i Souls piacciono, intendo a Angie Trish. Ti piacciono i Souls, li hai mai giocati? Oh, spavento! Madò, raga, già immagino le bestemmie sto gioco. Non vedo l'ora. Guardate l'illuminazione! È bellissimo!
Sì, vabbè, io mi sarei già perso comunque. Dettagli. Mi sono completamente già perso, però. Boss? Boss! Farà un male questo, regà. Guarda il sangue sul... Non ci credo. Che bello che è. Che design, regà. Sono morti pure loro. vabbè, qua l'epicità. Cosa sto guardando? Vabbè. Vabbè. Può essere che hanno aggiunto roba? La grafica mi fa impazzire, Angie. Sì. Ve l'ho detto, ragazzi, io sono eccitato. E non sto scherzando. Demons. Souls. E qui si orgasma, ragazzi. Mi dissocio. Ragazzi, ma che cazzo di bombe... Cosa sto guardando stasera, ragazzi? Cosa sto guardando? Che cosa sto guardando? Comunque, mo, il gioco di Harry Potter si chiama Hogwarts Legacy. 2021. Ragazzi, io voglio Harry Potter domani. Vado in ospedale. No, pure qua no. Dai, raga, su PSC mi avete rotto i coglioni. Basta, disattivo anche l'audio. Ma andate a fanculo, va. Sto gioco di merda. Ragazzi, ma per quanto tempo ce lo prenderemo dietro, sto gioco del cazzo? Me lo spiegate? Me lo spiegate? No, io mi dissocio da questo gioco. Non lo faccio neanche sentire in audio. Non mi interessa. Sì, Angel, ormai i soldi, cioè il mio portafoglio sta piangendo già. È proprio là che è disperato. Sì, però Sony, va bene, mi stai facendo eccitare in una maniera mai vista, però... Ma vaffanculo, pensavo che era il nuovo God of War. Siamo andati bellissimi! Vabbè, giochi più belli dell'attuale generazione. Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, chiaramente. Until Dawn. Vabbè, ma li rifanno tutti... Until Dawn. Li rifanno tutti... Detroit Become Human. Oh, Resident Evil 2 Remake non lo fanno vedere, però, sti bastardi. Cioè, il miglior remake di sempre non lo fanno vedere. Infamous Batman. Non capisco se stanno facendo un recap di tutti i giochi di PS4 oppure se stanno solo facendo capire che comunque questi saranno giocabili su PS5. Probabilmente la seconda. Ovviamente, ragazzi, The Last of Us non può mancare. Persona 5. Resident Evil 7. Ok. Bloodborne, chiaramente. Hai visto? Dopo riguardati la mia reaction, perché sono impazzito. Sì, il mashup è figo, Angie, è vero. Confermo il tuo commento. La tua opinion. Ok, sì, comunque sono giocabili su PS5, bene. Sono retrocompatibili, mi fa piacere. Quindi se io Resident Evil 7 lo metterò sulla PS5, funziona. Giusto? Da quello che hanno fatto intuire. Ethan! Ethan! No, è la bomba di stasera è Harry Potter, raga, assolutamente. La bomba di stasera è stata Harry Potter. Un colpo al cuore, stavo per...
Vabbè, sapete cosa sta per succedere. Per fortuna non è successo. Dai, facci vedere qualcosa di... Mi accontento anche solo del menu, della dashboard, ti prego. Facci vedere la dashboard di PS5 e il prezzo soprattutto. Almeno il prezzo, la Sony. Fai la brava. Sony, fai la brava. Vabbè, il design quanto è bello, ragazzi. Cioè, c'è gente veramente che non gli piace il design della Play 5. Cioè, li vorrei veramente sputare in faccia a sta gente. Ma sembra un frigorifero! Ma andate a fanculo, va. Ragazzi, GTA 6 probabilmente su PlayStation 6, lo vedremo. Eccolo! 4,99. Ragazzi, statua, adesso. Io l'ho detto. Ha ragione Angie, da noi esce un po' dopo, leggermente però. Ok, Angie, avevi ragione. 4,99 ragazzi, io l'avevo detto. Io avevo detto esattamente 499 euro. Pam! Io lavoro per Sony, ragazzi, voi non lo sapete, ma io lavoro per Sony. Magari. L'ho creata io la Play 5, sapevo già il prezzo. 500, ragazzi, sono sempre 500 biot, però dai, ci sta. Contando che io vendo anche la Play 4, non questa slim, l'altra, quella più grossa, la prima, un centino me lo scalano, forse la pagherò sui 400. Ci sta, dai, ci sta. Ci sta, raga. Cos'è? No! NG! Angie! Angie! Angie, sei una veggente! Angie, sei una veggente! Raga, che ca... No way. No way! Oddio, stavo facendo cadere le action figure di Dragon Ball. No way! L'hanno fatto, Angie. Angie, l'hanno fatto veramente! Ok, mi sa che è finita perché stanno facendo il recap di tutto. Ragazzi, God of War Ragnarok. Sto male! Peccato che hanno fatto solo vedere il titolo, ma va bene. Vuol dire che sviluppo, va bene. Ci sarà, ragazzi. Hogwarts, guarda qua. Spider-Man, vabbè, raga, io stasera veramente ho eiaculato. Mi dissocio, ma ragazzi. L'ambulanza sta arrivando. Ragazzi. Ma Microsoft è già sotterrata sottoterra proprio, non si è vista minimamente, raga. Ragazzi. Sto male. Ma sti pezzi di merda, guarda, me la faranno comprare al lancio la console. Io appena esce la compro, ragazzi, non posso non prendere. Come cazzo fai a dire di no a Spider-Man, a Harry Potter? Ma tu sei fuori di testa. La prenderò un annetto dopo la Play 5, certo, Lele. Convinto proprio. Vabbè, Resident Evil 8, raga, ma che cazzo stiamo parlando? Ma no. Stai buono. No, non sto buono per niente. Ma porca puttana, raga. Play has no limits. Sabacco è verme, pure io. È finito, forse? È finito l'evento? Abbiamo finito? Abbiamo finito. Probabilmente.
portafogli sta piangendo, Angie. Il portafogli sta completamente singhiozzando. Per un po' parlare poi di Ratchet & Clank, anche quello tritolone. Sì, non mi fa impazzire Ratchet, però sì, ci sta. Si è nascosto. Vabbè, ragazzi. È finito, vabbè, qua la chat sta impazzendo, vabbè, chiudiamo. Direi di chiudere. E allora, raga, fatemi togliere la schermata. Ok, siamo solo noi. Io e voi, voi e io. Ok. Allora, recap. Diciamo il recap di questa serata che boh, cioè nel senso sto male. Sto male completamente. Aspettate, ragazzi, che vado su Twitch. Almeno uso Twitch per vedere i commenti e non più il telefono, perché il telefono mi si sta totalmente bruciando. Comunque, arrivo, eh. Caputa, ragazzi. Cioè, io, Angie, io non ci posso credere che tu abbia azzeccato. Cioè, non ho parole. Hai azzeccato God of War? Quando veramente era improbabile la cosa. Era completamente improbabile. Non. Mamma mia, non c'ho parole. ridi, ridi, ragazzi. Ma io boh. Porca merda. Allora, cerchiamo di stare calmi e ricapitoliamo tutto. Sono partiti con Spider-Man, che vabbè. Si sa. Ragazzi, Marvel Spider-Man il primo era stato bellissimo. Un capolavoro, l'ho anche platinato. Era filmico, era molto cinematografico. Questo Spider-Man Miles Morales sembra il doppio. Cioè, praticamente hanno riconfermato la regola. Sembra veramente Marvel Spider-Man potenziato all'ennesima potenza. Tanta roba, davvero tanta roba. Non capisco però se è il continuo di Marvel Spider-Man oppure se hanno fatto una cosa di mezzo. Cioè, nel senso, dopo Marvel Spider-Man c'è tipo una storiella di Miles Morales. E poi Marvel Spider-Man 2 sarà dopo. Probabilmente sarà così, ragazzi. Perché hanno detto che questo non è Marvel Spider-Man 2. Hanno detto che è una sorta di. Ragazzi, non riesco a parlare. Sono totalmente sconvolto. Non ho parole. Io penso che anche voi non abbiate parole. Devo stare calmo. Allora, è una sorta di remastered. Molto pompata di Marvel Spider-Man a livello grafico. Però hanno fatto una nuova storia. Infatti c'è una New York innevata che è davvero, raga, io la neve la amo. E quindi, cioè, New York innevata, tanta roba. Quindi, con Marvel Spider-Man eravamo comunque periodo autunnale, se non sbaglio. Mentre qui sembra appunto inverno. Quindi per la prima volta avremo una New York innevata. Probabilmente anche sotto periodo natalizio. Infatti il gioco esce a Natale. Figata. Cioè, esce in periodo natalizio il gioco, intendo. Poi hanno proprio tirato fuori con forza questo Harry Potter. Io appena ho visto Porter Keys lì, quello sviluppatore che tra l'altro ha sviluppato anche Harry Potter e Hogwarts Mystery per telefono, io lì ho capito subito. Cazzo, finalmente ci siamo. Mi è venuto davvero, ragazzi, un mezzo infarto anche lì perché. Cioè, boh, davvero non so che altro dire. Harry Potter, ragazzi, io ero incredulo talmente lo stavo aspettando. Esatto, Angie, pure io, ma penso tutti. Penso tutti quelli che abbiamo visto il gioco abbiano perso i battiti cardiaci per tipo 5 secondi. Poi vabbè, io grande fan di Harry Potter, ragazzi, quindi. Engix lo sa che io e anche lei sto gioco lo stiamo aspettando da un botto. Perché erano usciti degli screenshot di sto gioco tipo 2 anni fa. E tutti non sapevano, sarà fake, non sarà fake, ragazzi. Ci siamo. Eccolo lì. Hogwarts Legacy. È lui. Per PS5 2021. No, dico applaudo perché ci vuole, ci vuole. Poi, hanno fatto vedere comunque. Devil May Cry 5,
Special Edition, che sì, molto carino anche l'idea che tu puoi usare, finalmente è giocabile Virgil, mio tra l'altro personaggio preferito insieme a Nero, e tanta robetta, avevo acquistato la Special Edition di Devil May Cry 4 su PS4, quindi probabilmente più avanti acquisterò anche questa Special Edition di Devil May Cry, ci può stare tranquillamente. Poi cosa hanno mostrato, ragazzi? Aiutatemi. Vabbè, God of War Ragnarok, ragazzi, che Angie, davvero, io non so che cazzo, come hai fatto. Io sono mesi che dico God of War lo faranno, ce l'hanno in mente. Eccolo. Vabbè, che ce l'avessero in mente, ragazzi, è più che normale, visto che comunque God of War si vedeva che anche il tanta mappa non era disponibile, tipo appunto me lo sentivo. E infatti, ma tanta mappa sul primo God of War, questo qui, tipo c'era Asgard dove tu non potevi andare. Quindi secondo me probabilmente, ragazzi, Angie, non so se anche tu la penserai così, questo God of War Ragnarok sarà una specie di DLC che ti apre anche quelle altre mappe dove la storia continuerà. Forse, perché esatto, perché secondo me che abbiano fatto un gioco nuovo, del tutto nuovo, non ha molto senso, visto che nel primo gioco tanta porzione di mappa non era accessibile. Cioè, tu vedevi Asgard in nero, però la mappa era lì. Appunto, la mappa era lì, però non ci potevi andare. Quindi secondo me sarà un DLC. Poi ragazzi vedremo, anche perché appunto God of War è tra i titoli retrocompatibili, il che conferma quello che sto per che ho detto. Cioè, confermerebbe la mia idea. E poi vabbè, Demon Soul, tanta roba, non vedo fottutamente l'ora anche di quello, di ritornare a bestemmiare come ai vecchi tempi. Poi che altro dire? Aiutatemi, vabbè, Ratchet & Clank comunque l'avevamo già visto precedentemente. Il prezzo, ripeto, il prezzo, ragazzi, io l'avevo detto, adesso non mi ricordo se l'avevo detto in live con Brian. No, mi sa di no. Dov'è che l'avevo detto 4,99? In qualche live l'avevo detto, ragazzi, confermatelo, ma in qualche live l'avevo già detto io. Sì, comunque confermo con Pela che dice New York d'inverno in gioco è vita. Sì, confermo. Mi ricordo la serie di Bloodborne, e basta ricordarti questo. Sì, la mia serie di Bloodborne su YouTube era molto. Ho bestemmiato parecchio in quel let's play. Sì, decisamente. Tanta roba, cioè io non mi aspettavo sganciasse, cioè io ragazzi mi aspettavo stasera di vedere il prezzo, la dashboard che non l'hanno fatta vedere, mi dispiace però vabbè, ci sta perché sarà una sorpresa in più al lancio, come hanno fatto la dashboard. E boh, cioè nel senso, tanta roba, tanta davvero roba. Aspettate ragazzi che metto un po' l'icona della PlayStation sotto di me, che secondo me ci sta anche un po' meglio adesso. Ci sta molto meglio. E ragazzi, ditemi un attimo anche le vostre impressioni, eh? Cioè, nel senso, eccoci qua, ma che figo. Che dite, ci sta? Voilà. Voilà, guys, voilà. Ditemi che ne pensate voi. Voglio sapere se vi ha convinto la conferenza. A me tantissimo, raga, vabbè, ma penso a tutti voi. Cioè, nel senso, credo che, cioè, chi vi rimarrà deluso da sta conferenza probabilmente o non sta bene e deve ricoverarsi al più presto, oppure non se ne intende. Certo che mi ha convinto, ok, quindi Pela è d'accordo con me. Mariano, Fortnite. Madonna. Ragazzi, mi stava facendo dire sta roba. Mariano, io ti banno. Io ti banno. Mi stavi facendo dire quella cosa. Io ti banno. Meno male che mi sono fermato prima. Demon Souls è al lancio. Serio? È al lancio? Angie, boh, io te l'ho detto. O dono un polmone, oppure vado in mare. In un marciapiede. No, Angie, no, come? Marciapiede. Addirittura.
Ok, dissociati, Edgy, dissociati, ci dissociamo tutti. No, però ripeto, minchia, Demon Souls al lancio, bro. Demon Souls al lancio. Sì, ci dissociamo. Che vuol dire che vai in un marciapiede? No, Pela non lascia stare, tu sei piccolo, Pela. A divertirmi, Angie, basta, dissociamoci tutti, basta, basta. Bye bye, Mone. No, beh, sì, tra l'altro, ragazzi, scusate, mi metto un po' di musica subito. A parte che col microfono col microfono di questo qui non penso capti, è molto sensibile, non penso capti la musica. Però ci provo. Vabbè, che se ne frega della musica, dai. Siamo così. Giusto, Angie, ovviamente. Angie diceva pulire i marciapiedi, ovviamente. Cioè, ovviamente a prendere la spazzatura, ovviamente. Pensavamo tutti quello e quello era, insomma. Madonna, veramente, ragazzi. Ma io mi immagino il gioco di Harry Potter. Che cacchio di roba sarà. Cioè, da quello che ho visto, si è vista anche in diagonale, i ragazzi. Quindi, dopo 19 anni, il mio sogno si avvera. Angie, non solo il tuo, penso la maggior parte in questa chat. Ripeto che io stavo aspettando sto gioco, che lo annunciassero col cuore, perché davvero eravamo tutti in dubbio. Ma un fake, magari non è vero. Cioè, facciamo i duelli, preparati. Marx, tu da Serpeverde camminerai sotto la mia scarpa. Preparati anche tu, bro. Per forza c'è anche diagonale. Ma secondo me ci sarà anche. Spero ci sia oltre diagonale. L'altra città, com'è che si chiamava? Quella dove loro vanno nel 3, che è in Nevada. Dove c'è il pub. Com'è che si chiamava? Dove vanno in gita. Che inizialmente Harry non ci può andare, ci va con col mantello dell'invisibilità. No, Mariano. Permesso negato. Le gare sul grifone, regà. È vero. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Com'è che si chiama quella città, porca miseria? Tra l'altro si è visto anche il drago bianco che non occhi blu. Si è visto il drago bianco che c'è negli ultimi film, quello che fa la guardia alla banca. C'era la banca, quindi anche se il gioco è ambientato prima di Harry Potter, quindi boh. Cioè, in teoria il drago è ancora lì, appunto, che fa la guardia, quindi Madò, ragazzi, Madò, non vedo l'ora, non vedo l'ora. No, non fare la battuta, Mariano. Vabbè, dai, fai sta battuta. Dai, fai sta battuta, se no qua non c'è aiuto. Mi dissocio da tutto quello che potrebbe dire in questo momento, Mariano. Mi dissocio assolutamente. Perché conoscendolo tirerà fuori una freddura di quelle potenti. Io non so, ragazzi. Io probabilmente non so. Ah, mi dite dove vorreste andare come casa? In Harry Potter. Facciamo sta cosa. In quale casa andreste? Cioè, in quale casa andrete? E poi vi dico la mia. Vediamo se indovinate. Preparati psicologicamente. Hogsmeade, bravo Morx. Hogsmeade. Spero si vada anche lì. Penso di sì, però. Tra l'altro, ci sono visti anche dei dissennatori. Quindi, Angie Trish Serpeverde. Ok, anche tu sei una serpeverdina, eh? Vabbè, Morx serpe verde, ovviamente. Pela tasso rosso. Ok. Mariano? Mariano, dove vai? In che casa vai? Tra l'altro, do il benvenuto a tutti i nuovi spettatori. Siamo in 10. Benvenuti, guys. Se
Se volete followarmi, mi fa tantissimo piacere comunque. Mariano, sei morto? Grifon verde, ma vai a cagare. Dai, seriamente. Vabbè, Grifondoro, ho capito. Mariano è più da Grifondoro. Ce lo immagino già con la cosa, col mantello da Grifondoro. Dai, vediamo se indovinate che casa vado io. Morx forse già lo sa. Vabbè, comunque Angie, Pela, Mariano. Indovinate. Sparate una casa dove secondo voi potrei andare. Vediamo se ci azzeccate. Sicuro tasso rosso. Dice meo te? Te no, non tasso rosso, no, assolutamente no. Il custode delle scope. Dai, Pela, secondo te dove vado? Ma sì, il testo è una cagata, su. A parte che devi andare dove ti piace. Pela è morto. È deceduto. Ah, Grifondoro. Ah, ok, non l'avevo visto, Pela, perdonami. No, comunque ci ho azzeccato Angie. Corvo nero. Corvo nero. Ah, sì, amo, ma tu sei da che casa ti senti di essere? Vabbè, ma anche Morx non è da Serpeverde. Se ci pensiamo, Morx mica è cattivo. Eppure va su Serpeverde. Ma come invece sì? ti sta dando di uno stronzo, praticamente. Ok. Dai, un serpeverde che fa il video. Ascolto attraverso le aule, dai, fa ridere. Secondo me, a livello. Se dobbiamo. Ci sono i serpeverdi bravi. Secondo me, sì, anche quello è vero. Però, se secondo me, se devo vedere Morks a livello proprio di carattere in una casa. Non lo so, forse 6 di chi dice il test. Oh! Quindi mi vedete più da tasso rosso? Anche se in realtà, boh. Viviamo. Grazie per il follow, viviamo. Grazie mille. Benvenuto a bordo. Grazie di cuore. Ragazzi, aspetta, fermi tutti. Ok, vabbè, mi volete da tasso rosso? Andrò su tasso rosso, va bene. Mi state torturando. A me piaceva il corvo, sì. Mi piaceva anche il blu del. Vabbè, insomma. Vabbè, più che altro il corvo nero mi piaceva il colore, che è il blu. Il mio colore preferito è il blu. E il corvo come animale mi piace molto. Aspettate un attimo, devo controllare una cosa. Devo controllare una cosa, ragazzi. Su Twitch. No, anche per il corvo. Le due Angie collaborano. Fermi tutti. Canale. Ma porca. Ragazzi, vi annuncio ufficialmente che siamo a 70 follower. Grazie a tutti, ragazzi, per questo nuovo traguardo. 70 follower, wow. Bella. 11 spettatori, benvenuti tutti, ragazzi. Stiamo parlando della conferenza PS5, di quelle che ci è stato annunciato. Se volete followarmi, ragazzi, mi trovate qua sotto, il cuoricino. Per tutti i nuovi follower, se non riuscite a chattare, è perché c'è la cosa dei 30 minuti. Dovete seguire la live per 30 minuti e poi potrete chattare. Comunque, questa cosa ancora non l'avevo detta, l'ho appena messa.
Ok, fermi, devo rileggere i commenti, fermi. Ok. Io voglio usare Avada Kedavra, bastardo. Infatti lui le ha pure lezze. Infatti, ok, lette. No, più che altro sì, ho fatto il test, mi era uscito tasso rosso, però comunque, cioè, nel senso, a me piaceva il blu di Corvo Nero, anche l'animale, cioè, mi piaceva comunque l'essenza, anche il dormitorio vabbè, mi piaceva molto. Però se proprio dobbiamo seguire le caratteristiche, va bene, andrò su tasso rosso. Sarò nella stessa casa di Cedric Diggory. Perché hai fatto la battuta, Mariano? Cosa fa? Oddio santo. Cosa fa un termosifone per tenersi in forma? Riscaldamento. Mariano, io giuro, qualche giorno di questi ti banno, perché non è possibile. Allora. Ok, Angie, Crucio. Expelliarmus. Vabbè, voi state usando le maledizioni, io con Expelliarmus che cazzo voglio fare? Vabbè. Vedi, tu sei Corvo Nero, però non vale. E scusa, se dico durante che mi mette il cappello, se dico non tasso rosso, non tasso rosso, non tasso rosso, eh? Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai? Potrebbe ripetersi la storia, che ne sapete? Magari dico non tasso rosso, non tasso rosso e finisco in Corvo Nero. Non funge. Vabbè, ci ho provato. Ci proverò però. A parte che, ragazzi, può essere anche che non la scegli tu la casa, eh? Può essere che ci sia una sorta di, non lo so, domande e in base alle risposte ti mettono in una, non lo so, vabbè. Sarebbe molto strano, ma infatti non credo. Mi ha rovinato la live. Tasso verde, vabbè. Accio. Vabbè, però come abbiamo già detto, Angie, non devi essere per forza malvagia per essere una serpe verde. Ci sono anche serpe verdi buoni. Sono rari, ma ci sono. Ecco che iniziamo a fare così. Appunto, sì, non ci sono tutti i serpeverdi cattivi, ci sono anche quelli buoni. Raga, ormai ci siamo persi nel parlare di Harry Potter. Mi fa piacere. Dovrei farla una live su Harry Potter, su quello che ha significato per me la saga di Harry Potter. Ci potrebbe stare una volta. Sì, vabbè, sentito, manco le geppe di Saputello. Ehi, non faccio Saputello. Ah, sì, che ho letto. Oddio, un'altra battuta, non ci posso credere. Devo leggerla per forza. I piccioni hanno pochi amici perché non si fanno gli affari loro. Sono degli impiccioni. Ragazzi, posso andarmene? Adesso, Mariano, veramente, vuoi fare il comico? Vieni qua, ti prendi il mio canale e fai le battute. Me ne vado. Non posso lavorare così io. Non posso. Non posso stare lì. No, no, non ci torno lì. No, non è inutile che mi dici. No, no, non ci torno. Non ci torno. Ma ti pare normale che devo assistere a queste battute? I piccioni che fanno gli impiccioni. Ma che cazzo vuol dire? No, non ci torno lì. Ma ti ho detto di no. Dai, non ci voglio. Ma non ci voglio tornare. Vabbè. Devo tornare per forza. Dopo questa scenetta posso anche chiudere. Ciao ragazzi. E
E, no, comunque, ragazzi, davvero, non vedo l'ora che esca questo gioco perché secondo me perderemo tutti la vita sociale dopo che esce quel gioco. E niente. Ah, tra l'altro, Angie Trish, non ti ho chiesto, tu hai un account PS4 per caso? Se no, ti aggiungo subito. Raga, preparatevi perché quando esce quel gioco andiamo tutti su quel gioco, conquisteremo Hogwarts tutti insieme. Ufficialmente ci sono sempre. Ci sono sempre io, passa a me la corona del canale. Giusto. Questo è vero. Mariano, ma ti pare che vengo lì e ti prendo il canale? Ma non esiste. Vai via. Sciò. Sciò. Tu non avrai il mio canale. Ah, ok, perfetto. Ok, quindi giochi con l'account del tuo ragazzo. Ciao Margheritona, benvenuta, bentornata. Sì, magari faremo anche qualche live. Sì, ovvio! Non qualche live. Ragazzi, se esce. Cioè, se esce. Ormai uscirà. Lo streamo. Ma assolutamente faremo tutto il gioco assieme. Anche perché spero ci sia una campagna comunque. Insomma. Ti sta chiedendo un appuntamento. Ma come? No! Cioè sì, sulla Play per giocare. Quando uscirà ci perdiamo le vite di. Sì, quando esce, ragazzi, quel gioco, la nostra vita sociale va a cagare. Cioè, proprio addio. Cioè, non sapremo più cosa sarà la vita. Comunque, ragazzi, aspettate che cambio un attimo. Cioè, ho messo le notifiche Twitch in alto per la live di prima. Però, in effetti, adesso posso metterlo. Vabbè, dai, quasi quasi rimetto il logo PlayStation sotto la chat che stava meglio. Ok, ecco qua. E metto le notifiche qua sotto. Perfetto. Ok, ho fatto un attimo un cambio veloce di estetica. Certo che ci sarà la campagna. Pella, non lo so. Spero di sì. Non lo so. Tra l'altro, avevamo letto. Il gioco era ambientato nel 1800. Nel 1900 qualcosa? Oh, avevo letto bene, ragazzi. Mi date una conferma? Andate a vedere il trailer. Se no vado io velocemente. 1890. Cioè, qualcosa del genere. Vado a vedere. Nei primi del 900, forse. Harry. No, non si chiama Harry Potter, oh, Hogwarts Legacy. Ok. Madonna, mia PSC, ragazzi. Vabbè, pubblicità a cazzo di cane. Tra l'altro, fatemi mettere un attimo le cuffie cioè l'audio in cuffia, almeno non vi do fastidio. Intanto, ragazzi, continuate a commentare, tra poco arrivo. Sono un attimo controllando in che data è ambientato. Ok. Mi sentite? Sì, dovreste sentirmi. Ok, sto riguardando il trailer. Ragazzi, Hogwarts nel 1800. Non nel 900, nell'800. Ma io sto male. Che bel periodo, porca miseria. Ma bello. Cioè, 100 anni prima di Harry Potter, praticamente. Più di 100 anni. Vabbè, purtroppo Harry Potter, ragazzi, non lo incontreremo assolutamente nel gioco, purtroppo. Però possiamo incontrare sicuramente Silente. Silente sicuramente ci sarà. La McGranit non so quanti anni aveva. Dovrei andare a ricontrollare. Hagrid anche, non so se. Un attimo a vedere, sono curioso. Rubeus Hagrid. Non so quanti anni aveva lui, ragazzi, in Harry Potter. Sapete che
No, infatti, è nato nel 1928, quindi anche Hagrid non ci sarà, cazzarola. Lui è nato nel 28, nel 1928, cazzarola. Non dovevo dirvelo. Purtroppo non ci sarà Hagrid, però la McGranit dovrebbe esserci. Minerva McGranit, vero? Vero che c'è la McGranit? Quando è nata? Data di nascita: dal 1881 al 1900, quindi non si conosce bene la data di nascita, però 1881, 80 anni dopo l'inizio del gioco. Ok. Perfetto. Secondo me Silente Hagrid e tutti loro ci saranno comunque anche se sono 100 anni prima. No, cioè se fanno una cosa coerente non credo, pela. Come che non ci sarà una scena inedita a fine gioco che arrivano Harry a Hogwarts? Beh, potrebbero mettere dei DLC dove la storia va avanti e arrivano Harry e Hermione, eccetera. Sicuramente potrebbero farlo. E se lo fanno, è finita. È veramente finita. E niente, raga. Poi il resto, vabbè, hanno fatto vedere quel gioco là tamarrissimo che non comprerò mai neanche se mi pagano. Se non hai DLC. No, chiedo troppo un Kaiser. Perché comunque è un gioco online. Ricordiamoci questo. Quindi sarà tartassato di aggiornamenti, tartassato di robe. Quindi DLC ce ne saranno una marea, secondo me. Sicuramente. Tra l'altro, ragazzi, oggi tema Michael Jackson. Non so se avete notato che tra l'altro ho anche rimesso Michael là in alto sul quadro perché prima avevo la maglietta di Kobe Bryant, però ragazzi stasera l'ho cambiato perché così in live pa, mi piace più vedere Michael lì dietro. E nulla. Ragazzi, davvero, è stata una conferenza pazzesca, pazzescamente pazzesca, direi. Abbiamo aspettato tanto per questo trailer, figurati i DLC, ma mica tanto. Vabbè, sì, ovviamente i DLC arriveranno dopo. Ma mica dico che non devono essere. Sì, poi uscirà il gioco, poi per un pianino metteranno cose nuove, contenuti, aggiornamenti, DLC, sì, poi per quello c'è tempo. Iniziamo a fare uscire il gioco, assolutamente. Mamma mia. Mamma mia, quanto sono contento, davvero. Cioè, mi hanno alzato l'hype di PS5 in una maniera incredibile con Harry Potter, ragazzi. Io vorrei sapere qualcosa, Margheritona. Amo i videogiochi, ma me li hanno me li hanno condannati fin da piccola. Cioè, non ti hanno fatto giocare? Che peccato, mi dispiace. Vabbè, c'è sempre tempo per recuperare, Margherita. C'è sempre tempo. Tranquilla. Comunque, se ti piacciono i videogiochi, sei nel posto giusto. Assolutamente. Non te ne hanno comprati proprio, mi dispiace. Sei nel posto giusto comunque. Se ti piacciono i videogiochi, io tratto principalmente questo, quindi sei nel posto giusto. Assolutamente. E quindi ragazzi, niente, sono contentissimo. Io ho 23, ma forse già lo sai. E sono contentissimo, davvero. Wow. Io appena ho visto Harry Potter, cioè ho appena visto il produttore, ho detto no, ci siamo, questo è Harry Potter. Questo è Harry Potter. E infatti era Harry Potter. Sì, Guglielmo è diciamo, la nostra mascotte piccolina. Nulla. Non so, mi vedete anche scomodo, non so più che dire. Non so più che dire. Sicuramente i giochi che aspetto sono, vabbè, Harry Potter in primis, Engine 19.
Harry Potter in primis, poi vabbè, Marvel Spider-Man, cioè no, scusate, Spider-Man Miles Morales, Marvel Spider-Man Miles Morales, Demon Souls, assolutamente, God of War, ovviamente, Resident Evil 8, sì, tu sei la più vecchia, è vero, la più saggia del canale. Tanto Vale e Kakami sono morti insieme, non si sono visti minimamente, sono morti. Ascoltate la massaggia. Che carini che siete tutti quanti. Mi fa piacere che si sta creando questo clima di famiglia, mi piace tanto. Anche perché siamo una grande famiglia. Questo deve essere chiaro. Va bene, mami. Ok. Ragazzi, che dire? Che dire, che dire, che dire? Riflessioni finali. Il pezzo ci avevo azzeccato io. Quindi, Angie, tu avevi azzeccato God of War, ma io il prezzo ho azzeccato. Ragazzi, 499,99 euro. Ok? Quindi 500 euro praticamente. È un prezzo accettabile secondo voi? Ci sta? Kakami non ci caca più. Esatto, esattamente. Il prezzo secondo voi è giusto? Pensavate di meno? Pensavate di più? Ditemi voi, voglio sapere la vostra. Sul prezzo di PS5. Vi dico prima la mia, secondo me è giusto, cioè ci sta. Esatto, Angie dice sì, calcolando che ci sono tante esclusive, è vero. Ci sta, infatti è vero. Io sinceramente mi aspettavo che fosse toh, 600, 5,99. Invece si sono tenuti comunque, hanno fatto una mossa intelligente perché pensando al Covid, a tutte le crisi economiche che comunque ci sono state in sti mesi, le persone comunque si possono permettere, cioè se costava 600-700 euro. Già 4,99, tanta gente farà molta fatica a prenderla, quindi meglio così, è giusto così. Secondo me Sony ha anche ragionato su quella, su quell'ottica. E io pensavo parecchio di più, infatti, 5,99. Mi pensavate tutti un botto di più. Ok. Sono contento che costi 4,99 perché, ripeto, io avendo la FAT posso permettermi di vendere la FAT. Cioè, perché sta con la. Ok. Sta col caricatore del Mac che è carico. Dicevo, io ho la FAT. Cioè, ho due. In casa ho due PS4. Ho la Slim che ha un anno di vita. L'ho comprata da un annetto. E questa qua la tengo. Mentre in soggiorno ho messo la prima PS4, quella un po' più cicciottella. E venderò quella. Quindi, secondo me, un centino di euro me li danno. Spero. Perché, sennò, veramente il GameStop lo rovino. Cioè, prendo una mazza da baseball e gli spacco tutto il negozio. E insomma. Quindi, un centino. Secondo me, 3,99 riuscirò a prenderla. Credo, forse anche qualcosa in meno, 380 così. Perché la Slim, ragazzi, ovviamente è questa, come ben sapete, la Slim è questa qui. Diz. Sì, tra l'altro non fateci caso che c'è la TV accesa, ma perché è per fare più luce nella stanza. Sì, c'è Temptation Island. Voglio morire. No, mi dissocio perché magari Twitch ci pensa davvero. Ah, potrei farvi vedere la mia stanza per chi non l'ha visto, tra l'altro. Non l'ha vista, tra l'altro. E niente, ho messo il neon della TV viola stile Twitch. Non faccio vedere Temptation Island perché poi mi bloccano la live. Mannaggia loro, ci devono solo provare. Vi faccio vedere la mia stanza, dai, perché magari Angie, Margheritona non l'hanno mai vista. Quindi vi faccio vedere la stanza. Questa è la mia stanza! Yuuu! Aspetta, accendo la luce e vi faccio vedere le mie gioie. Eccole qua, questo è il mio angolino, il mio altare gaming.
Ta-da! Adesso devo inquadrare bene. Eccolo qua. Si vede? Sì, si vede tutto. Qua c'è la bellissima statua action figure di Leon Kennedy di Resident Evil 2. Aspetta che vado su OBS, almeno vedo bene in tempo reale cosa sto inquadrando. Ecco qua. Tada. Tra l'altro questa devo farvela, ragazzi, vedere. Cioè, devo farvela vedere in qualche video su YouTube con più dettaglio. Questi sono tutti i miei giochi che ho, con tante action figure diverse, compresi Funko Pop. E nulla. Poi di qua ho i film invece. Alcuni film e anche la bacchetta di Sambuco di Harry Potter. E tazzina di Michael, ovviamente, del mio idolo. Cofanetto di Dragon Ball Z completo. E insomma, tutte ste cose. Vi faccio salutare Pikachu. Tutte queste cose qua. Perfetto. Questa è la mia stanza, molto piccolina, ragazzi, ma carina, dai. Carina. Poi vabbè, ho anche le maschere di Ghostface là dentro, ma non le tiro fuori tutte perché potrei metterci ore. E niente. This is my room. Ok. Perché metto giù il computer senza romperlo. Potrebbe essere un problema. Ok, ci siamo. Siamo tornati nella postazione. Ok. Spero abbiate apprezzato questo l'Alex Room Tour. Quell'angolo abbiamo pulito tante, ma sì. Tra l'altro anche la maglia l'ho messa nel cassetto. Dove erano le altre magliette? E beh, la tazza di Resident Evil, sì, poi è una tazza figa perché appunto col calore diventa praticamente nera. E se tu metti tipo, non so, la Chow Bar, che a me piace tanto. I poster top. Grande, Margherita. Sono contento che vi piace. Cosa stavo dicendo? Sono dimenticato, mannaggia. Ho dovuto perdere il filo del discorso. Ah sì, la tazza. E infatti, sì, mi stavo dimenticando. La tazza, no? Se mettete la cioccolata calda, praticamente il nero sparisce e diventa. Appaiono tutti gli zombie sulla tazza. È una figata pazzesca. E niente. Ragazzi, siamo a 1:38, direi che possiamo anche salutarci perché sono le 23:31, sono le 11:30. Io alle 5 devo partire, ragazzi. Ah, cosa importantissima, ve lo dico, visto che siete tanti, ve lo dico. Poi beh, lo dirò anche su Instagram comunque. Che appunto io domani mattina parto, perché vado sto per 4-5 giorni, penso 4 giorni in Sicilia. Perché si sposa mio cugino, quindi ragazzi devo andare giù in Sicilia al matrimonio. E di conseguenza, per 4 giorni ovviamente non ci saranno live su Twitch. Ma sto laggando, ragazzi? Cosa sta succedendo? Sto laggando? Mi date un feedback per favore? Su OBS non sto laggando, però su Twitch mi è preso un mezzo infarto. No, probabilmente è un problema mio di connessione. Ok, no, ho preso un infarto. Hai laggato anche a me poco fa. Ah, ok, allora avevo laggato davvero, vabbè. L'importante è che è passato. Ok, Angie, grazie anche a te per il feedback. E quindi ragazzi, per 4 giorni sarò in Sicilia e non potrò streamare, quindi vabbè, seguitemi su Instagram per vedere le storie che metterò. Tra l'altro, prima volta che prendo l'aereo, quindi ho un po' di caga addosso, sinceramente, però vabbè. Sarà uno spettacolo vedere le nuvole, eccetera, non vedo l'ora, sinceramente. Mi cago addosso, ma ho anche voglia di farlo. Il volo in aereo, intendo, non pensate male. E
E nulla, quindi sarò in Sicilia per 4 giorni. Non streamerò niente per questi 4 giorni. Però, raga, appena torno giù, cioè torno su in realtà, tranquilli che riprenderanno le live come prima. Insomma, fate caso anche al il mezzo più sicuro. Ok? No worries. Ok, Margherita, mi fido di te. Margheritona. E appena torno riprendo le live. Tenete a mente anche il calendario che ho fatto settimanale degli orari delle live. Lo trovate sia qui su Twitch, su programmazione, sia su Instagram, appunto nelle storie evidenziate. Trovate il calendario settimanale delle live. Quindi tutti i giorni, appunto, in base all'orario delle live, mi trovate su Twitch. Poi vabbè. Mi raccomando, tenete la campanellina delle notifiche qua sul canale attiva in modo tale che ogni volta che vado in live vi arriva la notifichina sul vostro smartphone o comunque sul PC dove guardate Twitch. E nulla. Ragazzi, ragazzi e ragazze, io vi ringrazio. Vi mando un bacione enorme, gigantesco, un abbraccio. Grazie per essere stati qui con me in live. Vi auguro una dolce notte e sogni d'oro. E ci vediamo alla prossima live, sempre e solo qui sull'RxTube. Ciao ragazze, ragazzi e ragazze, ciao. Grazie a tutti. Alla prossima!